There's no place I'd rather be. Ciao! Benvenuti su questo nuovo video. Premessa, non faccio video da un mese e mezzo, scusatemi. Ho avuto una grandissima, enorme carenza di idee. E grazie a voi e grazie alla mia inventiva, oggi sono qui, tornato ufficialmente su YouTube. Adesso volevo parlare un attimo seriamente. Ho avuto questo un mese e mezzo di fermo perché ho avuto tipo il blocco dello scrittore. Poi non avevo proprio idee, non sapevo cosa fare. Poi era estate, è stato un periodo un pochino particolare della mia vita, ma tanto particolare. Ve ne parlerò poi con l'andare avanti del canale, vi racconterò cosa mi è successo in questa estate. Fatemi sapere assolutamente come state. Volevo scusarmi di questa mia grandissima assenza, perché comunque un mese e mezzo di non video sono tanti. Però volevo annunciarvi che sono tornata e i video adesso continueranno ad uscire regolarmente ogni lunedì e ogni venerdì alle 15:30, come sempre. Quindi mi raccomando, continuate a seguirmi e a consigliarmi video da fare, così da portare avanti il canale. Oggi sono molto felice perché dopo tanto tempo che non faccio video sono qui per portare il back to school, video che non è stato scelto da me ma bensì da voi, perché moltissimi, non ho capito perché, mi hanno chiesto di fare il back to school. Io non so nemmeno cosa si faccia in un back to school, quindi l'ho fatto a modo mio. Detto ciò, io direi che dopo questa piccolissima premessa posso anche augurarvi buon proseguimento del video. E ancora scusate per questa attesa, ma sappiate che non succederà più, perché mi sono segnata tanti video. Poi mi era mancato fare video, mi era mancato comunque avere questo contatto con voi. Sono sempre rimasta online su TikTok e Instagram, però su YouTube è stato un periodo un po'... Comunque, detto ciò, adesso vi lascio al video e niente, buon divertimento, buona visione, fate quello che volete. Ciao a tutti, oggi sono qui con un back to school. Ebbene sì, ho 17 anni e oggi vi farò vedere cosa c'è nel mio zaino. Questo è il mio zainetto, rigorosamente rubato. Sì, questo particolare lo tagliamo. Bene, allora, vediamo subito cosa c'è nel mio zaino. Punto 1, delle monetine, un euro, cioè l'unici soldi che ho. Questi mamma me li dà ogni mattina e mi dice sempre: Silvia, mi raccomando, spendili bene e con parsimonia, non sprecare i soldi. E io ogni volta la mattina la guardo e gli chiedo: mamma, come potrei sprecare un euro se non ci compro nemmeno un biglietto della metro? Però comunque, ecco qua, tipo Fontana di Trevi. Andiamo avanti. Nel mio zaino, che in realtà non è mio perché è rubato, c'è un portafoglio. Ora, dentro questo portafoglio, ragazzi, sapete cosa c'è? Vediamo i 1000 euro. Niente! Perché questa, ragazzi, è la mia vita. Vivo sotto a un ponte, cioè devo rimettere a posto i soldi rubati. Olè, e anche il portafoglio è andato. Nel mio zaino c'è un portaocchiali vuoto, senza occhiali, ok, va bene. Poi, nel mio zainetto c'è una bottiglia. Questa bottiglia fa riferimento a tutti coloro che mi chiedono: come stai? Io, ma logicamente la mattina ho sempre sete e quindi mi faccio sempre sta bevuta, mentre me lo chiedono, mi fanno: sì, ma com'è che va? Guarda, potrebbe sinceramente andare meglio, però, cioè, va bene. Allora, come molti di voi mi hanno scritto: Silvia, tu che hai 11 anni e mezzo, non sei in ansia per gli esami di terza media? Adoro questa domanda, io sono, ragazzi, super in hype, sono veramente terrorizzata da quello che mi ha detto la mia sorellona, che non ho e che mi sono appena inventata. Mi ha detto che sono difficilissimi, il che mi ha terrorizzata. Infatti potete percepire il terrore dentro i miei occhi. Pensate, io ho iniziato scuola da quasi una settimana e sono già super tesa. La professoressa ci ha detto di studiare la tabellina del 3. Io ve lo giuro, ragazzi, non so come superare questo trauma. La tabellina del 3, oh, ma che siamo impazziti dopo una settimana? Io credo proprio che al mio esame di terza media porterò probabilmente tutto l'amore che ho verso i cavalli. Perché sì, ragazzi, i cavalli sono sinonimo di spensieratezza. Non mangiate mai i cavalli perché sennò piango e... Oltre a questo però, io sono appena uscita dall'elementare, cioè... Sì, lui è il mio cane, molto simpatico. Sì, sì, grazie Tarzan, saluti dopo, dai. Tarzan, Tarzan, per cortesia. Oggi però, per questo back to school, volevo darvi qualche dritta per superare l'esame di terza media. Io non lo so perché ancora lo devo fare, però comunque volevo aiutarvi in qualche modo. Punto 1, siate sempre simpatici ai vostri professori. Infatti io, dentro il mio zainetto, per sicurezza, mi porto sempre appresso dello scotch, perché non sia mai che un professore si mette contro di me, al che
poi bisogna prenderlo, legarlo, torturarlo, invitarlo a mettervi un otto in pagella per poi rilasciarlo soltanto al momento in cui avrà firmato il voto, ok? E poi dovete fargli promettere di non farne parola, altrimenti lo sparate. Però a parte questo, credo che questa sia un'ottima idea per arrivare a fine dell'anno con i professori che stranamente vi adoreranno. Nessuno vi insulterà, nessuno vi farà sentire in minoranza, nessuno vi farà sentire diverso. Voi sarete un grado sociale sopra i vostri compagni. Però non dovete svelare il vostro segretino, perché sennò poi lo fanno tutti. E che facciamo poi, eh? Tutti con otto in pagella? Poi dopo toccherebbe tirare fuori la pistola, che non posso tirare fuori perché altrimenti mi blocca il video, e sparare ai compagni. Siccome questa scena noi non la vogliamo vedere, andiamo avanti col video. Nel mio zainetto c'è il diario. Questo, ragazzi, è il mio diario preferito. È il diario della BU. Questo diario è il diario meme. Per chi non conoscesse il diario meme della BU, ve lo spiego subito io perché lo dovete comprare immediatamente. Anche se ne avete già comprato uno, lo dovete buttare, qualsiasi marca sia. Basta che non sia della BU. Se sia della BU, voi lo tenete. Perché, ragazzi, quest'anno sul diario meme ci sono io. Sì, ho proprio rovinato questo povero diario. Infatti, se voi scorrete le prime pagine, se magari riesco a trovare la mia faccia, eccomi qua, qui ci sono io, per bacco, sì, avevo questi capelli osceni, non fateci caso però, e poi sono anche qui, ragazzi. Olè, that's me, guarda che carina che sono, sempre con la faccia disgustata, è proprio la mia espressione preferita a quanto pare. E all'interno del diario ci sono altri tantissimi meme dove voi potete scorrere durante il durante le fantastiche lezioni che fanno i professori ogni giorno. E niente, io vi invito assolutamente ad acquistare questo diario perché è super bello, poi c'è, nel senso, ci sono io, quindi se volete vedere tutta la mia faccia tutto l'anno, mi raccomando, compratelo, trovate il link qui sotto in descrizione. Ok, andiamo avanti, questa era una piccola premessa per invitarvi a comprare questo fantastico diario. Poi nel mio zaino c'è una catena. Questa, ragazzi, può sembrare una semplice collana, però al momento in cui c'è un compagno che vi dà fastidio, voi fate finta che vi si sia slacciata, gli chiedete di guardare dietro e nel momento in cui lui non se l'aspetta, bam, la afferrate e gliela date sui denti. Ok, dicevo, nel momento in cui siete slacciate, chiedete al vostro compagno di riallacciarvela. Poi, andando avanti col video, questa parte, ragazzi, del video è importantissima. Una penna, lo so, era unexpected, lo so, ne sono consapevole. Una penna, chi se lo sarebbe mai aspettato che Stevie Shaw ha una penna nello zaino? Io no. E infatti, oltre a questo, ho anche un quaderno. Cioè, ragazzi, no, vabbè, serio, drama. Cioè, io veramente credo che questa sia la prima volta in 17 anni di vita che sfoglio dei pezzi di carta. Questo per farvi capire che dovete acquistare il mio libro. Comunque questo video veramente, cioè, ho fatto più sponsor dal mio stesso libro che in tutta la mia vita. Comunque sì, questo è il titolo, Le due facce della medaglia, mi raccomando, compratelo, e alla vostra professoressa di letteratura, quella che vi sta un po' qua, regalatelo, sicuramente apprezzerà. Non è vero, la mia professoressa quando gliel'ho portato mi ha riso in faccia dicendomi: ah, e io in 27 anni di carriera non ci sono riuscita. E io tipo, bitch, io sì. In realtà, sapete che in un back to school non so esattamente cosa dicano le persone normali, perché secondo me, a parer mio, il back to school non serve a niente, perché ci sono quelle, perdonatemi, passatemi, quelle bambine di 9 anni che fanno come vestirmi il primo giorno di elementari. Ragazzi, io alle elementari mia madre mi svegliava, mi imboccava un cucchiaino, talmente che avevo sonno. E secondo voi mi mettevo pure a scegliere cosa mi dovevo mettere? Ma già tanto se andavo con la maglietta, ragazzi. Mi ricordo che una volta ci sono andata in ciabatte, che mi ero scordata di mettermi le scarpe. Vabbè, pure mia madre non stava bene, però. E poi, oltre a tutto questo, comunque volevo augurarvi buon anno, perché io so che voi comuni mortali come me, anzi, io non sono una comune mortale, io sono una queen, però comunque vi siete fatti dei buoni propositi che non rispetterete, ma tranquilli che vi capisco, perché anch'io faccio così. Vi paro una che secondo voi arriva alla fine dell'anno senza aver fatto arrabbiare nessuno, senza aver litigato con nessuno. Questa cosa è già successa, cioè, ma anche iniziato l'anno io ho già iniziato a litigare. Vi paro una che rispetta le regole. Io sono una bad girl, ragazzi. Ho una collana con una catena, ho detto tutto. Poi vi sembro una che porta tutti i 9 a casa? 10 e lode. No, ragazzi, scherzo, ma anche elementari portavo 10 e lode. Figuratevi in quarto liceo. Ecco, invece, per tutti i liceali, ragazzi, tanti auguri a tutti coloro che sono entrati al liceo. Adesso si ritroveranno a vivere tante scene di bullismo, di ragazzi di 20 anni con una vita repressa e che non sanno cosa farne della propria vita repressa, che vi bullizzeranno H24 per il semplice fatto che siete bassi. Poi voi arriverete in quinta liceo 2,20 metri e loro resteranno
1,70 m. E a quel punto, ragazzi, però non dovete bullizzarli, dovete soltanto rapirli e legarli con lo scotch. Anche se questo è sequestro di persona, però voi, ragazzi, non dovete dare conto a ciò che sto dicendo. Cioè, tutto dovete prenderlo molto ironicamente. A parte il fatto degli euro, mia madre davvero ogni mattina mi dà 1 euro e mi dice: trattali bene, facci la spesa. Mamma, con 1 euro manco al supermercato ci arrivo. Come puoi chiedermi di fare la spesa? Poi, oltre a questo, il mio zaino, sinceramente, non so che c'è. All'inizio c'era anche della dignità, però vi sto parlando dell'asilo. Adesso, ragazzi, che sto a passo degli anni, tutto è andato perso, non so dove sia finito. Credo che la mia dignità abbia fatto la fine di tutte le nostre gomme, oppure di tutte le nostre penne, le nostre matite. È per questo che io a scuola vado solo con una penna. Ho perso la penna. È per questo che io a scuola ci vado senza penna, per rubare agli altri, come ho rubato questo zaino. Madonna, mi viene da piangere, davvero. Quanto è cringe questo video, da 1 a 10 io non lo so. Però comunque, siccome voi amavate proprio l'idea del back to school, io adesso vi do qualche dritta. Punto 1, non ascoltate quello che vi sto dicendo, perché sto sparando una marea di cazzate. Punto 2, non prendetemi seriamente, perché cioè, guardatemi. Punto 3, buona scuola, buon divertimento. Che cos'è? Già siete in ansia perché avete degli esami di terza media? Ragazzi, siete agli esami di terza media, non alla maturità. Io sto pensando che quest'anno ho 4 esami. Eppure, eccomi qua, felice, con sorriso stampato in faccia, a parlarvi davanti alla telecamera senza piangere. Ok? Ok? Va bene, Silvia, molto convinci. E niente, questo era il mio back to school. Io spero che voi riusciate ad andare bene a scuola. Con bene intendo in bici, perché bisogna tenerci sempre allenati. Io veramente non mi sopporto. Detto ciò, io vi posso anche salutare. Posso augurarvi buona giornata. Buon proseguimento della vostra vita. Adesso, per cortesia, fate aria, perché abbiamo un anno scolastico davanti. Io sono in lacrime, non ce la faccio già più. Odio la mia vita. Basta, questo era tutto. Seguitemi su tutti quanti i miei social network se volete rimanere aggiornati sulla data in cui mi darò una testata forte al muro. Lo farò in live, quindi mi raccomando, tutti online su Instagram, nick qua, link sotto in descrizione. E niente, io vi mando un saluto. Ciao.